La nostra storia comincia tanti anni fa, dopo il 68, ancora presi dal fumo della protesta, voglio spaccare il mondo, eccetera, no? Poi si sente la voglia di fare qualcosa di concreto. Con degli amici ci mettiamo a raccogliere stracci, carta, ferro, per mandare il sabato domenica e mandare ai aiuti al terzo mondo, ai poveri. Adriana parte nel 74, va in Brasile, 6 mesi, torna e mi ricordo, lei non se lo ricorda, io mi ricordo bene, Spusem e Donzon. 75 ci sposiamo, partiamo nel 77 per 2 anni, destino Ecuador, sulle Ande, a malapena sapevamo dove era l'Ecuador. Siamo andati a finire in un paesino, una comunità indigena a 3.400 metri d'altezza, senza acqua, senza luce. Comincia una grande avventura. I poveri, veniamo a contatto con i poveri, conosciamo la realtà, conosciamo i bisogni, un'avventura straordinaria. Isolati, fuori dal mondo, in mezzo alla gente povera, vedere il bisogno, tanta voglia di fare, c'è da fare, ci buttiamo a capofitto. Nasce il nostro primo figlio, 78, Francesco. Eravamo partiti per 2 anni, ci sembrava già di dire 2 anni sono tanti, poi torneremo a casa, faremo le nostre cose, torneremo a fare le nostre cose. E invece i 2 anni non sono ancora finiti. Siamo rimasti là e 2 anni sono passati in fretta, ci guardiamo in faccia, Adri, ma perché tornare a casa? Perché? C'è tanto bisogno, stiamo bene, siamo contenti, possiamo stare qua ancora di più. E via, si va avanti, passano gli anni. La porta che avevamo aperto ai poveri viene sfondata, la porta non c'è più, i poveri entrano e ci portano via la vita. Ce la portano via. A chi ci dice scelta, io rispondo: non abbia fatto nessuna scelta, è stato qualcun altro che ha scelto per noi, qualcuno che ci ha preso per mano e ci ha portato. I poveri sicuramente, ma dietro di poi c'è ancora qualcun altro. È così. E scopriamo che è un cammino bello, grande, molto bello. Arrivi a un certo punto che dici, ma e chi me lo fa fare? Quando sei stanco, quando senti che i poveri stufano, quando senti che i poveri chiedono, sono sempre lì a chiedere, ti chiedi, ecco, chi me lo fa fare? E allora lì ti trovi incollato al muro. Esatto, chi me lo fa fare? Ora scopri che c'è qualcosa che va al di là dei poveri, qualcosa che anche tu capisci bene, anche tu vorresti dire la parola a Dio, però ti senti così piccolo, ti senti così insignificante. Fare la carità. Lo vedo sempre più chiaro questo discorso. Lo vedo sempre più chiaro in un mondo come il nostro di oggi che ci sta portando via tutto. E lo chiamano progresso. Ci porta via i valori, ci porta via la cultura, ci porta via tutto. Tecnologia, economia, finanza. E lo chiamano progresso. E scopriamo che l'unica arma che abbiamo, far la carità, dar via. Comincia a dar via un po' alla volta, poco a poco, il tuo tempo, qualche soldino, e finché la cosa ti prende. Fare la carità, spogliarsi, dar via. È quello che ci hanno insegnato i poveri. Ecco allora che il cammino si fa. Anche se passano gli anni, arrivano i figli, poi i figli si sposano, arrivano anche i nipoti, sono là ancora con noi, tante cose fatte, ma non è tanto la quantità, è proprio stare in mezzo a loro, scegliere di stare in mezzo a loro, a questa gente povera. Sono discendenti degli Inca, parlano ancora il Quichua, su a queste altezze notevoli, si parla dei 3.200 in su, gente veramente povera. Entri nella loro casa e ti prende il cuore, ti prende qualcosa, ti si chiude. Dice, ma come faccio a chiudere gli occhi? Come faccio a non
fare qualcosa per loro. Ecco, mi hanno detto che devo stare molto corto perché questa è la nostra esperienza, tanti anni che siamo là. Siamo qui di passaggio e siamo qui ancora per ricominciare, via, si riparte. Tra qualche primi di dicembre ripartiamo, andiamo giù, torniamo giù. La voglia di andare avanti, la voglia di continuare a dire dei sì a questa gente, come abbiamo detto all'inizio. Non siamo più dei giovanotti, diciamo, stiamo invecchiando, io ne ho 66, mia moglie 64, senti che le gambe si sono un po' appesantite, il corpo non è più caldo una volta, però ecco, la voglio dire ancora sì a questa gente, dire sì a questo cammino e soprattutto, anche se mi tremano un po' le gambe nel dirlo, però questo desiderio grande di andare fino in fondo.